buonasera a tutti. Buonasera. E anche questa sera, il 13 gennaio, siamo qui dagli studi di WIP insieme a Pietro. Ciao. Pietro Bartolomei di Discovery and Dual e a Federico Milighetti. Ciao. Ciao. Siamo qua per l'ottavo episodio di Dakar Chiama Italia. E ovviamente anche stasera l'episodio è offerto da WIP, WIP Live, l'app per le vostre avventure in moto, in bici e da piedi. Se non l'avete ancora fatto, scaricatela da App Store, Play Store, si legge WIP Live, si scrive W-H-I-P Live e potrete utilizzare funzionalità come il live tracking, quello che serve sostanzialmente a seguire tutti i partecipanti anche alla Dakar. Potete fare la vostra Dakar personale anche nelle vostre avventure. Siamo qui a parlare della tappa 12, 11 e 12 e siamo agli sgoccioli. È la seconda settimana di gara, un po' si decide tutto, no? Quindi si deciderà sia l'esito della Dakar 23 e si decideranno anche le retrovie. L'esito è molto incerto, questo va detto, perché abbiamo le ultime due tappe che sono state corse in quello che viene chiamato la zona che viene chiamata Empty Quarter. Nel 2022 e nel 2021, cioè i due anni di Arabia Saudita, l'organizzazione, l'ASO, che sono gli organizzatori della Dakar, avevano sempre promesso che prima o poi saremmo entrati in questo Empty Quarter, creando un'aspettativa importante, no? Si diceva che questo Empty Quarter sarebbe stata una zona difficile da passare, perché molta sabbia, molte dune difficili. E finalmente, due giorni fa, dopo la tappa di riposo, siamo entrati in questo Empty Quarter. Prima con una tappa di avvicinamento, diciamo, classica, e poi due tappe molto corte. Ci diceva, quando avevamo parlato settimana scorsa con Tiziano Internò, che dietro a delle tappe così corte di 114 km, dopo tappe di 450 km di speciale e anche più, sembrava quasi una cosa, come dire, che preannunciasse la difficoltà esponenzialmente più alta di questi 114 km. In realtà abbiamo visto che ci sono stati sì dei problemi per le auto e per i camion durante queste due tappe molto corte, ma per le moto i tempi di percorrenza sono stati incredibilmente veloci. Si parlava di medie di 40 km orari, in realtà le medie sono ben altre, addirittura medie di 90 km orari. Quindi insomma sono stati due giorni che non hanno tirato fuori delle sorprese particolari anche a livello di classifica. C'è sempre stato quest'altalena tra i primi che vincono la tappa, che il giorno successivo poi aprono il percorso e quindi devono rallentare un po', quindi quell'altalenanza che c'è tra i primi. Però la classifica generale oggi vede tre piloti in tre minuti, cosa che è abbastanza incredibile considerando che si sono corse oltre 40 ore di gara, 40 ore di prove speciali. Quindi ad oggi la classifica, dopo la tappa di oggi, vede in testa Price, Toby Price l'australiano, appunto come dicevo prima con poco più di 40 ore di gara, al secondo posto l'americano Skyler Rose, che ha guidato la classifica per parecchi giorni, e al terzo posto Kevin Benavides, uno dei due fratelli Benavides che ha vinto l'anno scorso, giusto? Due anni fa. E sono tutti lì in 3 minuti, quindi le prossime tappe saranno cruciali, ma le prossime tappe sono comunque tappe brevissime, perché sono sempre tappe da 130 e 150 km, con oltre 500 km per giornata di trasferimento, ma che ripetiamo non fa testo nella classifica, il cronometro viene preso solo nelle prove speciali, e tra l'altro il trasferimento non è neanche selettivo perché è un trasferimento su asfalto. Infatti in Arabia Saudita, a differenza che in Africa, che le vecchie Dakar in Africa e anche le Dakar in Sud America, hanno dei trasferimenti che passano esclusivamente su strade asfaltate, addirittura su autostrade, quindi praticamente i piloti devono solo stare attenti a non superare i limiti di velocità. Questa è un po' la difficoltà, addirittura molti mettono anche il gas, il cruise control, cioè un qualcosa nella manopola che aiuta a dare gas, perché stare ore e ore sempre con la mano appoggiata. E proprio per fare la discussione della tappa di stasera, mandiamo anche una, per chi segue appunto su Facebook, ci segue su Facebook e su Teletruria, vedrà questo contributo. Il processo alla tappa di stasera. Sì.
Eccoci qua, stasera parleremo un po' di questi due giorni che pensavamo un po' che ci fosse un bello scozzamento, no, davanti, invece il risultato non è cambiato assolutamente. E mi piacerebbe parlarne anche con voi o con il nostro ospite che fra un po' sarà con noi, perché come ne parlavano di questo posto, come fosse, ciao Jacopo, è come se fosse un girone dantesco, un girone infernale. Secondo me il risultato ha perso un po', nei miei punti di vista. Io infatti introduco l'ospite di stasera, il grandissimo Jacopo Cerutti, che ha partecipato, ciao a tutti ragazzi, a ben 6 Dakar, da quelle in America Latina e anche quelle in Arabia Saudita, anche a bordo di un side by side come navigatore, quindi diciamo ha fatto l'esperienza completa e si è posizionato alla sua prima esperienza da Dakar in moto, ricordiamolo, anche al 12° posto assoluto, quindi insomma non è diciamo uno delle retrovie, anzi Jacopo è un grande dei rally in Italia. E prima di lasciarti la parola, Jacopo, perché vogliamo chiederti un sacco di cose, come la pensi riguardo a queste tappe, devo ovviamente raccontare un secondo, perché non l'ho detto prima, ero preso dal processo alla tappa, di Paolo Lucci, ovviamente sempre migliore degli italiani, è in seconda posizione nella classifica Rally 2. Queste giornate l'hanno visto protagonista di tappe diciamo perfette dal punto di vista della gestione, nelle sue, senza strafare, addirittura ieri aveva recuperato 15 minuti a causa di una penalità inflitta al suo avversario diretto Dumontier, che aveva saltato un waypoint, molto probabilmente per il discorso dei roadbook differenziati. E quindi adesso Paolo è secondo in Rally 2 e 17° assoluto nella classifica di questa Dakar, quindi tanta roba, e incrociamo le dita per questi due giorni, e io infatti mando un in bocca al lupo virtuale a Paolo e lascio la parola a Jacopo. Allora, che dire, dici la tua, Jacopo, sentendo la prima tua cosa dicevi sull'empty quarter. Io ci ho corso nel 2020, primo anno che siamo stati in Arabia, abbiamo fatto una tappa nell'empty quarter e secondo me è stata la più bella in assoluto della Dakar, perché era una tappa vera, era una tappa che è partita con 100 km di dune e poi dei piattoni veloci, insidiosi, però comunque tanta sabbia. È stata la speciale più tecnica in cui mi sono divertito di più di tutta la Dakar. E io penso che questa cosa della medio oraria gli sia sfuggita un po' di mano agli organizzatori, ma secondo me perché la intendono loro quando parlano di tappe, diciamo quando parlano in generale delle tappe, secondo me si riferiscono soprattutto alle auto come diciamo maggior competitor, cioè quando dicono medio oraria dei primi 40 all'ora, 50 all'ora, secondo me si riferiscono alle auto. Quando dicono tappa durissima, secondo me si riferiscono alle auto, perché ad esempio queste tappe qui nell'empty quarter, ho sentito anche Paolo, così, che in questi giorni sta andando benissimo, e qui anche io faccio il grande in bocca al lupo per gli ultimi due giorni. Anche lui mi diceva che sono tappe dure, ma in moto sapete che alla fine si fa tutto, cioè quando una tappa diventa dura, dura per la moto, ma come piace a noi, che quindi dura tecnica, diventa difficilissima per le auto. Secondo me queste tappe sono diciamo molto difficili con le auto, ma in moto invece se uno va forte, c'è una bella tecnica ed è allenato, non ha problemi. Infatti i primi, si è visto, hanno fatto medie pazzesche. Però scusa Jacopo, due giorni, abbiamo neanche 5 ore di speciale. Sì, questo anch'io non me l'aspettavo, sinceramente. C'è una maratona, scusa se ti interrompo, minimamente dovrebbero avere almeno 5 ore, cioè di venire fuori almeno 10-12 ore di speciale. Abbiamo neanche 5 ore di speciale in due giorni. Sì, io mi ricordo una maratona che abbiamo fatto nel 2018, che siamo partiti da La Paz in Bolivia, e abbiamo fatto 498 km, se non sbaglio, di speciale, che sono venute fuori tipo 6 ore, con anche delle dune a una quota media di 3700 metri, quindi è una cosa che abbiamo finito veramente demoliti. E poi abbiamo fatto la marathon, con anche lì un parco chiuso, tipo solo assistenza, solo mezz'ora e basta, quindi non si poteva quasi toccare la moto. Poi il giorno dopo altre 5-6 ore
di speciale, e finito lì era quando c'era il bivacco allagato e ce ne siamo fatti altri 500 di trasferimento, quindi 1000 in totale. Certo. Per cui secondo me stanno, insomma, pensavano magari di farla dura, ma secondo me hanno sbagliato qualcosa. Qualche conto, infatti anche io dicevo, qualcuno dovrà rendere conto di questa cosa, anche perché secondo me tutti dicevano così, e chi poteva attaccare, chi aspettava di attaccare, diciamo, la seconda settimana, secondo me si è ritrovato un attimino spiazzato, perché in due ore, un'ora e 50 fine della speciale, uno se uno ha una certa tipologia di andatura che si scalda piano piano, così è stato penalizzato, diciamo, secondo il mio parere. Sì, o comunque se sono tappe tutte, diciamo, sabbiose, di navigazione c'è ben poco da inventarsi, perché alla fine si sa che nella sabbia è facile vedere i segni, per cui sono quelli davanti poi che navigano, e poi con le tappe così corte di due ore, secondo me è chiaro che hanno, insomma, uno che voleva allenato tanto, che voleva fare la differenza la seconda settimana, si è visto un po' impossibilitato. Anch'io pensavo sinceramente, mi sono allenato con Paolo anche a dicembre, così abbiamo girato tanto sulla sabbia, e tutta la prima settimana un po' per tenerlo buono, no? Un po' per comunque, perché lo pensavo veramente, gli dicevo di aspettare la seconda settimana, no? Per smanettare un po'. E alla fine comunque è andato bene, però secondo me c'era più possibilità di fare, c'è meno possibilità di fare differenza. Tra l'altro molti ci dicono, ma magari è un po' anche il terreno che ha piovuto, è più duro. In realtà nell'empty quarter abbiamo visto tante immagini, tanti video, non ha piovuto per niente, la sabbia è soffice come dovrebbe essere, quindi come nelle ricognizioni. Quindi non c'è neanche questa differenza di terreno, è proprio una questione, probabilmente pensavamo oggi, potrebbe essere secondo te, Jacopo, anche un discorso, come dicevi anche te all'inizio, cioè prendendo per riferimento le auto, fanno una tappa pensata per le auto e per i camion, no? Non tengono in considerazione più di tanto le moto. Avrebbe probabilmente senso, oppure forse è troppo difficile dal punto di vista organizzativo, differenziare il percorso tra auto e moto? Una tappa maratona? Ma sicuramente è difficile differenziarlo, e poi comunque per l'organizzazione sarebbe una cosa davvero difficilissima, però sarebbe bello, perché ad esempio tappe del genere magari gli organizzatori hanno fatto ad agosto, ad esempio settembre, non so, la ricognizione, c'era sabbia ancora più molle, loro la fanno in jeep, magari ci hanno messo due giorni a fare 100 km e hanno detto questa viene una tappa mortale, poi la sabbia un pelo più umida, qualche grado in meno, i primi delle moto dentro a poco non si pianta mai, alla fine viene la tappa dura per le auto, ma non quella tappa epica. Cioè, alla fine la differenza è tanta tra moto e auto, cioè c'è tanta differenza in generale nelle tappe. Però l'anno scorso l'hanno provata a farla, no? Quella cosa di differenziare moto e auto, poteva essere quest'anno, visto che avevano avuto questo problema di queste tappe corte così. Questo è sempre un nostro pensiero, perché stamattina anche con Gioele e con Pietro ci siamo alzati dopo un'ora, ho finito la tappa, cavolo, sono le 9:30, è finita la tappa. Sì, anch'io. Cioè, ti alzi già con risultato. Cioè, suona male. Quello, no? È bello. Da appassionato ti parlo io. Io ti parlo da appassionato, guardo, non da professore. E dopo poco arrivano, dico vabbè dai, sono andati bene. Invece di solito sai, vedo, partono, aspetto waypoint. Perché comunque corrono tanti piloti che conosco, le ho fatte negli ultimi 7 anni, le ho fatte 6 volte, quindi sai, anche per me mi piace vedere il risultato, ci tengo, no? Certo. E comunque tornando alle tappe auto-moto, c'è da dire che ad esempio ci sono tappe che per le auto sono relativamente semplicissime, tipo magari tapponi anche con le speciali lunghissime, con tante pietre eccetera, che alla fine in macchina non le senti neanche e devi stare solo attento a non bucare, magari fai 5 ore di speciale e quasi non ti stanchi, e invece in moto quelle tappe lì sono 5 ore di cerchi, piegare i cerchi a 140 all'ora nelle pietre, sono 5 ore dello sterzo che parte qua e là con gli avambracci di ghisa, e quindi quelle tappe lì che per le auto sono da fare con la pipa in bocca,
in moto diventano toste, invece al contrario, magari tappe come oggi in moto sono facili relativamente perché comunque è una Dakar, e invece magari in macchina c'è gente che in 10 km si pianta 4 volte e perde ci mette magari un'ora a fare 10 km. Ma hai avuto modo di sentire qualcuno dei piloti che sta correndo cosa ne pensano di questi due giorni o dei due giorni a venire? Cioè, se sono contenti o sono arrabbiati? Ma ad esempio io sentivo Paolo, vabbè, a parte comunque le speciali molto corte, comunque era contento perché gli piacevano. E anche quelli delle moto, quindi in generale, erano contenti delle tappe. Invece tipo... così ho sentito, mentre sentivo Paolo ieri, ho sentito il Jerry che è passato via al volo e non era per niente contento, quindi nel senso che probabilmente era molto difficile con l'auto, loro poi hanno una trazione posteriore che è ancora più tecnico da usare, e è un attimo che ti pianti veramente 2-3 volte nel raggio di 2 km. Ricordiamo la Dakar, quest'anno si è parlato poco delle auto, ma ricordiamo la Dakar di Maurizio Girini che fa il copilota, l'Aya Sanz, e che quest'anno ne hanno dovute passare delle belle, perché hanno fatto anche il falò in mezzo al deserto in quanto sono cappottati un giorno e hanno distrutto la macchina, ma nonostante questo sono ripartiti, quindi sono stati dei grandi, nonostante siano un po' indietro in classifica, ma insomma tanta no bella. Beh, ma comunque sono stati bravi. E comunque finire una Dakar in generale sempre, nel senso, c'è sempre da togliersi il cappello, perché comunque è impegnativa in ogni caso. Io l'ho sentito, quel poco che sono riuscito a sentirlo lui, l'ho sentito tanto stanco, perché probabilmente quello che dicevamo prima, la tappa che sembra facile per la moto, per la macchina risulta molto impegnativa, quindi tecnicamente magari tantissime dune, su giù, cambia le traiettorie, ti pianti, poi magari sbagli qualcosa, rompi un semiasse, devi fermarti a cambiarlo, è impegnativa. E comunque Jerry sta, tutto sommato, sta andando bene. E ricordiamo che negli ultimi anni, soprattutto in certi tipi di tappe, ma in generale sempre, le auto vanno più forte delle moto, quindi finiscono di solito le tappe con un 10% di tempo in meno rispetto alle moto, quindi vuol dire che hanno delle medie di percorrenza molto più alte. E sulla sabbia i primi comunque sia, credo che anche sulle dune, Jacopo correggimi se sbaglio, le prime auto comunque vanno più forte delle prime moto, anche sulle dune. Allora, dune proprio, forse dune grosse se la giocano, secondo me sulla duna tecnica è più veloce la moto. Sulle dune, però nella tappa, sì, però nella tappa media normale più veloce l'auto, perché poi appena c'è da mettere due marce, da tenere velocità, la macchina è molto più veloce. Se prendiamo forse il segmento di 4-5 km di dune impestate, è più veloce la moto, ma poi la macchina fa tanta più strada. Allora, veniamo, io direi che bisogna andare per i nostri tempi, che parliamo sempre e finiscono sempre velocemente i nostri 20 minuti che abbiamo con Teletruria. Vorrei ragionare un attimo sul pronostico. Stasera non ci abbiamo noi il polpo, quello come al mondiale di calcio, che va a scegliere la squadra vincitrice, però sono rimasti 2 giorni. Neanche 300 km di speciale e praticamente abbiamo 3 teste di serie che se la stanno per scozzare. Che succederà secondo te, Jacopo? È una bella sfida, più che altro che vedo le Honda giù dal podio e sai, dopo i 2 anni di fila in cui avevano vinto, pensavo che in Arabia si giocassero sempre la vittoria, perché avevano una moto veramente al top per l'Arabia. Invece il gruppo KTM e GasGas Husqvarna hanno fatto un lavoro pazzesco e hanno migliorato ancora la loro moto, e quindi quest'anno se la giocano 3 dei loro. Peccato per Sanders, perché l'avrei visto come favorito, io almeno inizialmente. Sì, è vero, anch'io sicuramente ero uno dei super favoriti. E invece non mi aspettavo, sinceramente non mi aspettavo Price così agguerrito invece. Anch'io, perché comunque ogni volta che, anche parlando con Villa Dons, che è team manager di KTM, Husqvarna e GasGas, mi dice sempre che lui sta pensando sempre di più alle auto per il futuro, e in moto si allena veramente poco. Però ogni volta mi dice che vanno a fare i test, magari 2 mesi che non sale in moto, salta su e gliele dà a tutti, per cui c'è sempre da tenere in considerazione. Sì, quando guida lui sembra sempre che vada a passeggio, vedi in piedi tutto dritto, in realtà... Sì, ma anche l'anno scorso mi aveva passato in Marocco al Mondiale,
era su talmente rilassato che ho detto, ma cioè, adesso lo seguo ma lo ripasso, cioè, non posso andare più piano di lui. Eppure sulle dune sono riuscito a stargli dietro, perché chiaramente ti aiuta avere uno davanti, ma poi arrivati sulle piste lui si è seduto lì bello sereno tipo orso yogi, è andato via a manetta, non l'ho più visto. Comunque direi che io non so chi fare il tifo, ma direi Price per la simpatia e Benavides, perché comunque è un super professionista, si allena tantissimo, se lo meriterebbe, perché è veramente sul pezzo di brutto, allenatissimo, motivato al 110%, quindi diciamo che se lo meriterebbe secondo me lui. E poi vabbè, anche Skyler, però lo conosco un po' meno, quindi faccio un po' più il tifo per Kevin. Diciamo che vuoi vedere un KTM nel gradino più alto del podio, questo è un po'... No, non c'entra la marca, solamente parlavo di, diciamo, a pelle dei piloti, però tutti e tre sono bravi, per cui quindi vedremo. Io dico Kevin. Che vinca migliore, però ecco, se ne devi scegliere uno... Io dico Benavides. Benavides. Federico? Price? Io Quintaniglia. Lui va per l'onda e io dico Price perché è simpatico e per me è il top. Sì. Dai, allora io in questo momento stiamo per mandare la sigla per gli amici che ci seguono su Teletruria, quindi mandiamo un saluto e mi raccomando, seguiteci per l'ultima puntata di Dakar Chiama Italia con la Dakar 2023, domenica, in cui sapremo appunto chi avrà vinto questa Dakar 2023. Jacopo, aspettaci un attimo che finiamo la diretta sui social, e un saluto a tutti, ciao amici di Teletruria. Ciao.